No, ma per rispondere a questa cosa di Gérard, Gérard è un avventuriero. Gérard parla a chi? Qualunque persona. Può parlare con Fidel Castro e può parlare con Putin. È un uomo libero. Dopo, quando parla nei giornali, parla così, senza pesare le conseguenze delle sue parole. Un po' come me, però a lei la vita è corta. Dunque, non ha fatto l'apologia di Putin, è più complesso. Ha voluto fare una cosa come dire: lascio la Francia, la Russia mi accoglie. Dunque, sai, come un bambino dopo che è preso nel suo capriccio. No, ma non era una critica, era solo che se tu devi fare un personaggio così, che non hai conosciuto come Stalin, abbiamo solo delle idee come lui era, non abbiamo, ma lì hai un vero uomo che non è come Stalin, ma è anche un uomo di potere e che sa come guardare il potere, come tenere il potere, dunque di osservare un uomo così ti può anche aiutare di fare un personaggio, sì, no? Sono sicura che lui è come una spugna già, va? Può fare tutte le parti perché prende, e mi ricordo che le avevo detto, parlando della parte di Stalin, solo due cose. Stalin aveva una voce dolce, e aveva sempre un sorriso come rettiliano, sai? Sì, come... sì, sì. E se tu guardi bene Putin, è calmo. No, lui ha il quadro di una volpe. Oui, una volpe. No, e dunque attentivo, che non urla come altri che abbiamo conosciuti. Dunque, è qualcosa, il potere è nelle mani di quelli che sono calcolati, freddi, paziente. Si dice che lui ha fatto parte dei servizi segreti, dunque, Italia, oui, sì. Dunque, voilà, il potere è qualcuno che si maschera, e dunque Gérard, quando ha fatto la parte di Stalin, non l'ha fatto così come un cliché del dittatore che si mette a urlare o che più subdolo, più pericoloso. Io l'ho raccontato ieri perché la prima volta che sono stato a Mosca, era in 71, invitata insieme con Volker Schlöndorff, e ci hanno portato da Gosfilm, da Mosfilm, sai, tutti questi studi di cinema lì, e di un colpo mi sono trovata accanto di Stalin. Era dunque l'attore che faceva Stalin in questo momento, e mi ha fatto proprio un'impressione che lui veniva lì e diceva oh, così, ma lui era perfettamente mascherato come, sì, come Stalin. E poi mi hanno, perché sono stati gli attori in Russia che hanno sempre fatto lo stesso personaggio, no? Allora uno ha fatto Stalin, in tutti i film ha fatto Stalin, come Lenin. Tutti i film, l'attore di Lenin ha dovuto fare Lenin, e quando l'attore è diventato più vecchio di Lenin, che perché Lenin è morto abbastanza presto, l'hanno mandato in America per fare un lifting, che lui poteva andare avanti di fare Lenin. So. Cambiamo argomento. Scusate, era un po' no, divertente, non sapevamo, molto divertente.